sport si cresce? Lo sport può essere un efficace strumento, se correttamente insegnato, per completare la formazione dei giovani? E al di là della pratica, quali strumenti e canali utilizzare per farsi portatori dei suoi valori e dei suoi ideali? La Web TV di Idea 360 ospita Daniela Drago, responsabile per la promozione dello sport del CONI, che ci racconta come lo sport sia un fortissimo strumento per veicolare i valori educativi e di come l'innovazione tecnologica applicata a questo tema ne può potenziare e moltiplicare gli effetti. Il CONI è fin dall'inizio partner del progetto Learning at Social Sport, che Fondazione Italiana Accenture ritiene uno dei più significativi nell'ambito dell'educazione dei giovani. Quali sono i motivi che hanno indotto il CONI a credere in questa iniziativa? Beh, la mission specifica dell'Ufficio Promozione dello Sport del CONI è quella di promuovere i principi fondamentali del movimento olimpico, quindi lo sport è inteso al servizio del sviluppo del completo e bilanciato della persona. Pertanto educare allo sport, educare ad uno stile di vita attivo è per noi il pane quotidiano. Per vivere bene lo sport bisogna accettare le regole di una corretta competizione. Questo vuol dire gioire per una vittoria, ma anche accettare una sconfitta. In questo il valore formativo di uno sport proposto nel modo giusto può rivelarsi estremamente importante ed è uno degli obiettivi di Learning at Social Sport. Come allargare il più possibile questo messaggio formativo? Con quali partner? Con quali canali? Il nostro tentativo è quello di cercare di stare al passo con i tempi e dare delle risposte sempre più puntuali alle diverse categorie di interlocutori, di portatori di interesse, di destinatari che riusciamo a identificare. Un approccio sicuramente più aziendale, più imprenditoriale di quanto non sia stato in passato e che quindi comporta un grande impegno, un grande cambiamento anche nell'atteggiamento delle persone. Per questo che in questo quadriennio olimpico appena cominciato punteremo moltissimo sulla formazione. Il presidente del CONI Petrucci ha di recente dichiarato che un elemento fondamentale per la diffusione del concetto di sport responsabile è il pieno coinvolgimento della scuola e che questo richiede una forte disponibilità del MIUR e del ministro Gelmini. Diventa assolutamente importante dare valore e dignità allo sport che il ministro ha confermato, come già i suoi predecessori, avere un ruolo fondamentale nella crescita, nella formazione e educazione dei giovani. Come perseguire insieme questo risultato sarà poi nella pratica affrontato da una commissione di controllo che è stata istituita con decreto del ministro e siamo in attesa della prima convocazione per poter effettivamente passare alle vie concrete su un dibattito, un confronto tra tecnici addetti ai lavori per poter definire con quali modalità dare attuazione alle comuni intenti. Sicuramente il tema invece più caro al mondo sportivo è quello dell'introduzione o il potenziamento dell'attività motoria e sportiva nella scuola elementare, che è stato il tema per il quale il CONI ha messo a disposizione del Ministero tutte le competenze presenti all'interno del sistema sportivo, quindi con la collaborazione di tutte le federazioni sportive per accompagnare questo momento di transizione, di riorganizzazione del sistema scolastico fino a quando le nuove indicazioni, la scelta del maestro unico, i nuovi percorsi formativi che vedono il maestro unico, un maestro prevalente, svolgere le funzioni anche di insegnamento della materia dell'informatica e dell'educazione motoria. Ecco, sicuramente questi sono cambiamenti significativi che occorrerà qualche anno prima di riuscire a concretizzare effettivamente. In questo periodo il CONI intende affiancare e sostenere l'istituzione scolastica mettendo a disposizione tutto il know-how sportivo affinché si possa attraverso azioni di affiancamento che sono già state ampiamente sperimentate poter offrire un contributo concreto alla diffusione dell'attività motoria e sportiva e l'educazione e l'avviamento allo sport all'interno della scuola elementare.